La guerra tra Russia e Stati Uniti riprende a pieno regime. Su quanto sta accadendo ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 si sta consumando l'ultimo scontro e chi ci va di mezzo è ancora una volta l'Europa. Il giornale tedesco Tagesspiegel scrive che secondo i servizi di sicurezza in Germania i tre tubi del Nord Stream, danneggiati forse da un sabotaggio, potrebbero non essere più impiegati se non verranno riparati subito, perché l'acqua salata del mare sta entrando nelle infrastrutture, corrodendo il materiale in maniera irreversibile. La Russia, proprietaria delle tubature, ha puntato il dito contro gli Stati Uniti tramite la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Zakharova ha scritto: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden deve dire se gli Stati Uniti sono o meno responsabili delle fughe di gas rilevate dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico. Il presidente è obbligato a rispondere alla domanda e ha ricordato quando a inizio febbraio Biden dichiarò: se la Russia invaderà l'Ucraina non ci sarà più un Nord Stream 2. Russia invades, there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? I promise you we'll be able to do it. Il video inevitabilmente ha ripreso a circolare velocemente sui social e in tanti ora sono convinti che il sabotaggio dei gasdotti sia davvero opera degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha replicato: ridicolo insinuare che gli Stati Uniti siano responsabili degli incidenti a Nord Stream, mentre l'Unione Europea a sua volta sospetta di Putin, che in questo modo avrebbe il pretesto per alzare l'asticella della guerra in Ucraina e avrebbe provocato una nuova impennata del prezzo del gas, oltre a un gravissimo danno ambientale. Scrive il Tempo: siamo alle accuse incrociate, ma cosa è successo lunedì nel Mar Baltico per ora è un mistero. L'Europa ha promesso indagini molto serie, ma gli esperti si sono già detti certi che rotture di questo genere possono essere solo frutto di atti deliberati, complessi sì, ma non impossibili. L'ipotesi di simultanei incidenti casuali con tre perdite al largo dell'isola tra la Svezia meridionale e la Polonia è stata esclusa.